Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovo video. Allora ragazzi, oggi nuovo video shopping. Sapete che a me piace tantissimo fare lo shopping online e scoprire anche nuovi brand per acquistare il mio abbigliamento e per creare dei look sportivi e non. E oggi ho scoperto un nuovo brand, si chiama, ve lo mostro subito, Rotita. Ecco qua, io poi come sempre vi lascio tutti i riferimenti nell'info box, il sito, e se riesco vi metto anche i link dei capi d'abbigliamento che io ho scelto per me, ma comunque anche su questo brand troverete tantissimi capi di abbigliamento casual, eleganti, sportivi, cioè veramente c'è un'ampia gamma di scelta per tutte le età, per tutte le esigenze. Naturalmente non si pagano dogane, io lo ripeto perché spesso mi chiedete: Federica, ma si pagano le dogane? No, non si pagano le dogane. La spedizione standard comunque richiede circa 7-8 giorni, mi allargo 10, quindi come tutti diciamo i brand di questa tipologia. E, però volendo c'è anche l'opzione della spedizione veloce che si riceve il tutto in 3 giorni, quindi però naturalmente si paga qualcosa di più. Invece qui con un minimo ordine non pagate neanche le spese di spedizione, quindi io preferisco sempre fare la spedizione standard, vi dico la verità, e magari risparmiare i soldini per la spedizione e comprarmi un cavo in più. Questo brand ha comunque un abbigliamento molto economico, ma comunque io ho sbirciato naturalmente già il mio shopping e vi devo dire che la qualità dei capi non è niente male. Allora, ma partiamo subito, vi mostro subito il capo di abbigliamento che ho scelto. Ecco qua, apro e spacchetto. Naturalmente ragazzi, vi faccio vedere anche i capi indossati. Guardate ragazze che cosa ho scelto, cioè ho scelto, questo è un abito bellissimo, questo è un abito ragazzi che ho scelto per una cerimonia che avrò nel mese di maggio, e cioè ho scelto questo colore che lo trovo veramente divino. Naturalmente adesso ve lo faccio vedere indossato, non ve lo faccio vedere con le scarpe giuste perché le scarpe che indosserò a maggio non le ho ancora tirate giù perché devo fare il cambio dell'armadio, quindi adesso vi faccio vedere dei look diciamo giusto per farvi vedere il capo indossato. Allora, questo è il vestito, praticamente mi sa che vi faccio vedere meglio indossato, ha tutta la gonna ampia fatta in questo modo che fino a qui diciamo ha sotto diciamo un altro strato e è la fodera, e la fodera poi rimane una sorta di coda. Comunque bellissimo, ha un taglio bellissimo, io l'ho visto indossata alla modella, me ne sono innamorata, e di questo ci sono anche altri colori, ma io questo rosso bordeaux veramente quando l'ho visto me ne sono innamorata, credo che poi il rosso mi stia anche bene essendo mora. E ho preso una taglia M, ma anche qui con le taglie non avete problemi perché la scheda delle taglie è fatta davvero bene, quindi misuratevi se non conoscete i vostri centimetri. Io oramai lo ripeto sempre, io conosco i miei centimetri perché acquisto tanto online, quindi oramai li conosco a memoria i miei centimetri e vado nella scheda delle taglie e vedo qual è la taglia insomma per me. Ma comunque se magari qualche capo non dovesse andare bene si può fare tranquillamente il reso, non c'è nessun tipo di problema. Poi è ben fatto ragazzi, è proprio ben fatto, vedete il tessuto da vicino, cioè qui non è per niente trasparente, cucito bene, cioè a differenza di tanti brand io vedo le cuciture veramente fatte bene, cioè mi piace ragazzi, mi piace. Ok, andiamo avanti con il prossimo capo. Ho scelto un altro abitino, sempre magari per un'altra occasione. Allora aspettate che adesso prendo le bretelline. Allora aspettate, eccolo qui ragazze. Allora,
Le bretelline fatte in questo modo. Allora, le bretelline, ragazzi, non sono regolabili. Io anche in questo caso ho scelto una taglia M. Naturalmente ha questa sorta di balza che appoggia, scende sul braccio, come potete vedere, questi finti bottoncini. Allora, la parte superiore, ragazzi, è un tantino trasparente, ma con magari un reggiseno naturalmente non di pizzo, liscio, nero, è perfetto. Sotto invece la gonna è foderata, ha la fodera all'interno, vedete? Quindi non è per niente trasparente. E mi piace tantissimo questa fantasia floreale con una base nera, cioè lo adoro. Ha il punto vita elasticizzato, come potete vedere, eccola qua, vedete, la taglia M, e si adatta perfettamente comunque al fisico, perché quando ci sono gli elastici naturalmente ci aiutano proprio ad adattarsi bene al corpo. Ma adesso vi aggiungo immediatamente la clip. Mi sono innamorata di questo vestitino, lo userò comunque sicuramente per una delle mie occasioni e festicciole. Ma bene, ma andiamo avanti con lo shopping. Ora, il prossimo capo che vi sto per mostrare, eccolo qua, sempre, eccolo qua, pure questo una taglia M. Allora, ragazzi, ho preso un pantalone a vita alta, come potete vedere, eccolo qua, pantalone con gamba dritta, ha le finte tasche dietro, come potete vedere, l'elastico in vita, le taschine qui davanti, queste sono vere, fatto in questo modo, ragazze, come potete vedere. Questo pantalone lo posso adattare sia a un look casual, quindi con una sneakers, una blusa, magari anche un giubbino di pelle sopra, oppure creare un look elegante, mettere una bella scarpa col tacco, una camicetta più elegante, una giacchina più elegante, e creare comunque un look più serioso. Cioè, anche questi pantaloni mi piacciono tantissimo, sono di un buon tessuto, mi piace tantissimo, ragazze, li sento proprio adatti poi anche alla stagione. Andiamo avanti con lo shopping. Allora, ecco qua, ta-ta-ta-ta. Ho preso una camicetta, anche questa, come potete vedere, taglia M. Ragazzi, ho voluto cambiare colore, ho preso un bel celeste turchese. Ma guardate che bella e particolare questa camicetta, la state vedendo? Ha tutta la manica molto particolare in pizzo, eccola qua, vedete la manica in pizzo con il polsino, ecco, fatto in questo modo. Davanti è fatta così, tende ad allargarsi, ma io credo che la inserirò nei jeans o nel pantalone o nell'eventuale gonna. Dietro, come potete vedere, fatta in questo modo alle spalle, cioè mi piace tantissimo. Anche questa, adesso creerò un look provvisorio per mostrarvi come si adatta al corpo. Comunque mi piace tantissimo. Di questa c'era anche altri colori, quindi andate a sbirciare, perché hanno tantissime camicette e bluse con modelli molto particolari, quindi se uno vuole cercare uno stile diverso, da Rutita lo trova. Cioè, veramente veramente bello, ragazzi. Questa mi sembra proprio ben fatta, un tessuto proprio adatto a questa stagione, quindi presto mi vedrete indossare anche questa camicetta. E poi, ragazze, per finire, ecco qua un altro capo, come potete vedere, sempre taglia M di Rutita. Allora, ma ve lo faccio vedere subito, è un'altra blusa camicetta, come la vogliamo definire. Ho preso taglia M. Allora, questa camicetta, aspettate, ragazzi, che chiudo il bottone per farvi vedere meglio come si presenta, perché altrimenti non si capisce bene. Allora, la camicetta, la manica con il pizzo finale, come potete vedere, molto fine, molto elegante, eccola qua, quindi questa è la manica, davanti ha il collo in questo modo e anche qui ha il pizzo, come potete vedere, dietro è fatta liscia normale.
qui ha i bottoncini per chiudere la camicetta, la blusa davanti, come potete vedere, e queste ragazze l'ho pensata su un pantalone nero, su una gonna, anche su un jeans con una giacchina, cioè proprio per sfruttarla al momento, e la trovo molto particolare, molto fine, che può appunto essere molto versatile, cioè quindi sia per un look casual che per un look elegante. La trovo veramente veramente particolare e carina. Sì, ma io vi lascio anche un codice sconto, naturalmente a un ordine minimo, vi scriverò tutto quanto nell'info box e potete quindi usufruire di questo codice sconto. Se avete, ragazze, domande sui capi d'abbigliamento e su quant'altro, scrivetemelo anche nei commenti e vi aggiungo come sempre tutte le clip. E poi cosa dirvi di più, ragazzi? Niente, mi piace comunque, ecco, cambiare look per non essere monotona nel mio stile, cioè io comunque sono molto aperta ai cambiamenti di stile. Certo, ci sono quei capi di abbigliamento che non indosserei mai, anche perché mi devo anche adattare al mio fisico, comunque io sono molto formosa, non sono una, insomma, magrina, sono comunque abbastanza formosa e comunque voglio cercare dei capi che mi stanno bene indosso, che comunque mi creano uno stile diverso, mi facciano cambiare. Poi ragazzi, ogni tanto veramente uno fatica tanto nella vita, il periodo è quel che è e ogni tanto proprio ci vuole lo shopping. Io ve lo ripeto sempre, ma cioè veramente quando tu pure ti cambi, ti vedi diversa, ti senti anche meglio, quindi fa bene anche psicologicamente, ragazzi, non è diciamo una cosa superficiale. Niente, sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, lasciatemi un like per supportarmi, mi raccomando, per me è importante. Chi mi vuole seguire su Instagram mi trova sempre come FedericaSweet02. Vi mando un bacione e ci vediamo presto con un nuovo video.